Buongiorno a tutti da Claudia Cervi di Money.it. Oggi con me c'è Lorenzo Raffo, un giornalista economico-finanziario e trader, oltre che investitore privato, per parlare dei certificati dual currency di BNP Paribas. Benvenuto Lorenzo. Buongiorno, grazie e buona giornata a tutti. Allora, oggi parleremo appunto di questi certificati, un po' per capire come poter remunerare la liquidità in questa fase particolarmente critica per i mercati finanziari, in cui abbiamo un'inflazione particolarmente elevata e di conseguenza è difficile trovare degli strumenti per remunerare la liquidità senza che l'inflazione vada a erodere appunto il rendimento reale in portafoglio. Quindi la soluzione di cui parliamo oggi è proprio quella dei dual currency di BNP Paribas, che è proprio riservata al cash. Si tratta quindi di certificati valutari che sono strumenti piuttosto redditizi, ma dobbiamo capire il loro funzionamento per far rendere al meglio la liquidità. E quindi di questo parliamo con te, Lorenzo, e ti faccio quindi la prima domanda e ti chiedo se ci puoi spiegare che cosa sono e come funzionano i certificati dual currency. Allora, certo, tu hai già fatto un ottimo quadro, un'ottima presentazione. Allora, sono certificati di investimento a breve termine che hanno come sottostante il mercato delle valute. Sono caratterizzati da una rischiosità medio-bassa che praticamente consente di paragonarli a botte e conti deposito. A differenza però di questi ultimi, i dual currency offrono maggiori rendimenti che proteggono meglio evidentemente dall'inflazione. Inoltre hanno una svincolabilità, quindi possono essere trattati, acquistati e venduti in maniera più semplice, e questo è molto importante, e una modularità che consente di investire anche piccoli importi. Ecco, a quale tipo di investitore sono rivolti e sono più adatti? Ma in pratica i dual currency rispondono alle esigenze un po' di tutti gli investitori, ma soprattutto di chi è in cerca di opportunità di rendimento sul mercato monetario con un orizzonte temporale, diciamo tendenzialmente molto breve, e con l'obiettivo di valorizzare, la liquidità, appunto, che si ha, in portafoglio. Ma per esempio, rispetto a conti deposito e ai bot, possiamo fare un confronto, un paragone e capire invece quali sono i punti forti dei dual currency rispetto a questi prodotti? Certamente, allora direi il primo e più importante, lo abbiamo già segnalato, è quello di un rendimento a scadenza decisamente più elevato. Questo su dei periodi anche, diciamo, molto, molto corti. Il rendimento massimo è prestabilito, quindi questo è un altro punto importante, poi vedremo come è prestabilito. La rischiosità è modesta, diciamo che si ha poi un aspetto molto importante, soprattutto dopo il 2022, quello del recupero delle minus fiscali, e da questo punto di vista i certificati, i dual currency, così come tutti i certificati, sono super efficienti. Diciamo che c'è anche, come già ho accennato, la svincolabilità, quindi la possibilità di acquistarli sul mercato secondario, sul mercato borsa italiana, con estrema facilità. Tutto è molto trasparente, si conosce immediatamente il prezzo, su cui si acquista o si vende. C'è il fatto ulteriore che segnalo della modularità, come ho già detto, è una modularità molto elevata perché si può andare a, e poi lo vedremo, con degli esempi concreti, andare ad acquistare evidentemente quello che è lo strumento che si ritiene più opportuno in base al momento, all'evoluzione del rapporto di cambio euro-dollaro. Ecco, appunto, tu adesso hai citato l'euro-dollaro perché di fatto in questo momento i dual currency disponibili sono appunto costruiti sull'euro-dollaro. Beh, è naturale che sia così perché l'euro-dollaro è diciamo, il cambio più liquido in assoluto e il più seguito dai mercati, quindi è inevitabile che si iniziasse da questo asset. Da segnalare che la valuta in negoziazione, questo è molto importante, non l'ho detto è un aspetto, anche un altro punto forte che non ho segnalato precedentemente, lo segnalo ora. È quello che la valuta in negoziazione è comunque sempre l'euro, si opera sul rapporto di cambio euro-dollaro, ma si opera in valuta euro.
Però dobbiamo dire che già si sa che BNP Paribas ha in programma di ampliare la gamma nei prossimi mesi con certificati su altre coppie di valute del Forex. Immagino che saranno tra le più richieste, quindi andranno a soddisfare le richieste dei clienti e degli investitori su questo tipo di mercato. Vediamo adesso nel dettaglio come funzionano, andando proprio sul sito di BNP Paribas, quindi ci aiutiamo con la loro pagina relativa ai dual currency, un po' per fare un esempio e capire esattamente come funzionano dal punto di vista pratico. Quindi passiamo proprio alla pagina per cercare di capire anche come andare a selezionarli, quali sono le caratteristiche che dobbiamo vedere. Quindi qui abbiamo una prima tabella riassuntiva e più sotto i prodotti. Allora, il funzionamento dei certificati è semplice. È importante individuare lo strike, cioè il valore iniziale appropriato nelle diverse fasi, evidentemente, del cross valutario. Più lo strike è superiore al livello di quotazione dell'euro-dollaro e meno elevato sarà il rendimento offerto dal certificato. Ecco, infatti qui in questa tabella possiamo vedere il livello di strike in questa colonna e la distanza anche dallo strike, con poi il rendimento. Passiamo quindi a un altro esempio per capire esattamente come funzionano, oppure se ci vuoi selezionare all'interno di questa tabella uno di questi strumenti, così andiamo ad analizzarlo nel dettaglio. Allora, prendiamo per esempio come riferimento il prodotto con strike iniziale 1.08, scadenza giugno 2023. Allora, questo tipo di certificato, questo certificato ha un premio a scadenza del 3.34. Allora, vediamo che cosa può succedere. Alla scadenza appunto del certificato, come ho detto, il 16 giugno 2023, quindi una scadenza non certo lontana, si determineranno praticamente due situazioni. Allora, se l'euro-dollaro varrà per esempio 1.07 o meno, l'investitore riceverà il valore nozionale di 100 euro più il premio. In parole semplici, se l'euro non si apprezza, viene rimborsato il valore nominale più il premio. Se invece l'euro-dollaro varrà più di 1.08, cioè l'euro si sarà apprezzato sul dollaro, per esempio sarà passato a 1.09, l'investitore riceverà il premio più l'importo nozionale. Allora, moltiplicato, qui bisogna capire, sembra detto in parole, sembra più complesso di quanto in realtà sia, moltiplicato per lo strike e diviso per il prezzo dell'euro-dollaro a scadenza. Quindi in questo secondo caso di fatto l'investitore riceverà meno di quanto investito, sempre che abbia acquistato a 100, perché poi naturalmente sul mercato si può acquistare a delle quotazioni differenti in funzione di quello che appunto è l'andamento del cambio. Sì, esatto, qui noi vediamo per esempio l'ask e il bid di questo certificato, adesso siamo chiaramente sopra il valore nominale, ma ci sono dei casi in cui questo valore più basso è chiaramente un vantaggio ulteriore da aggiungere al nostro rendimento. Tra l'altro sempre in questa pagina possiamo vedere anche l'andamento del certificato a un mese, ma volendo anche a intraday, andando poi a selezionare il confronto con il sottostante, quindi con l'euro-dollaro, quindi abbiamo comunque tante informazioni relative appunto allo strumento. Possiamo andare a vedere, anche proprio per riassumere quanto stavi dicendo tu, un'infografica che abbiamo preparato e che aiuta a capire quindi i due scenari a scadenza. Allora, è molto semplice, vedete i due scenari di cui abbiamo parlato precedentemente, qui vedete, diciamo, li esplicitiamo in maniera più chiara rispetto a quella che è evidentemente la componente verbale, no? Le parole talvolta non riescono a spiegare così bene le cose come un grafico, ed eccolo qui, lo vedete, i due scenari a scadenza. Nel primo caso evidentemente vediamo una situazione in cui l'euro-dollaro è passato a 1.07, nell'altro l'euro-dollaro è passato a 1.09. Ricordiamo che nel nostro caso abbiamo preso lo strike 1.08, quindi intermedio fra queste due situazioni. Allora c'è un'altra opzione molto importante nel sito appunto specifico dei dual currency certificates, ed è quello del calcolo al rimborso.
Questo è molto importante proprio perché consente in tempo reale di conoscere quelle che sono le evoluzioni. Questo ci consente di essere molto flessibili nel inserire evidentemente i riferimenti dello strumento che abbiamo prescelto, e nel nostro caso 1,08 è lo strike, e in base all'andamento del tasso di cambio a scadenza noi otterremo il rendimento relativo al periodo in cui si è rimasti investiti. Questa è un'opzione indubbiamente che è facile su cui è facile operare e con la quale ci consente di ottenere tutto quanta diciamo la conoscenza del nostro investimento, l'andamento potenziale del nostro investimento. Ecco, qui per esempio possiamo vedere come varia al variare appunto, come dicevi, del tasso di cambio e come cambia quindi il rendimento. Esatto, quindi questa è proprio la flessibilità. Non si ha quindi una flessibilità solo del prodotto, ma si ha anche la flessibilità degli strumenti resi disponibili per capire l'evoluzione del nostro mini o mega investimento in funzione naturalmente degli obiettivi temporali e dell'andamento del tasso di cambio atteso a scadenza. Esatto, che è quindi una valutazione che dobbiamo fare noi, che quindi dovrà fare l'investitore. Certo. Facciamo quindi un riassunto, una sintesi di quelli che sono i punti di forza di questi dual currency. Allora, io direi si apre un mondo da scoprire in cui con tempi di apprendimento veloci, lo abbiamo visto, praticamente chi opera sui mercati ci si ritrova immediatamente, si investe con la possibilità di far rendere la propria liquidità con un rapporto rischio-rendimento fra i migliori in assoluto. Credo che dopo alcuni paesi in cui i dual currency hanno già ottenuto un notevole successo, saranno ora gli investitori italiani a testimoniarne la definitiva affermazione proprio come strumento con cui operare in ottica sia di, diciamo, di breve termine, se si vuole evidentemente collocare della liquidità, sia anche di lungo termine, se diventa invece una scelta strutturale con la quale evidentemente operare in funzione dell'andamento dei cambi e come strumento per investire proprio, diciamo, in ottica di un rendimento interessante con un rapporto rischio-rendimento però basso. Grazie Lorenzo, sei stato chiarissimo e grazie a tutti per aver seguito questo video.